Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di questo incisore laser. Lo so, non ve lo sto facendo vedere nell'inquadratura perché è sul bancone, perché ho appena finito di utilizzarlo. Allora, guardate, questa è un'incisione laser 3D. Avete mai visto un'incisione laser 3D? Guardate che bella! Abbiamo l'immagine in rilievo, con almeno un paio di millimetri di rilievo, e anche questa è in 3D. Come si fa? Con gli incisori laser buoni, con gli incisori laser di buona qualità. Questo Acmer P2, che rimetterò qua, è un incisore da 30 watt, e gli incisori da 30 watt servono per essere veloci, perché si possono tagliare un centimetro senza nessun problema con un solo passaggio. 200 mm al minuto, 90% di potenza, ma con due passaggi o tre, comunque lo vedrete alle inquadrature, abbiamo tagliato anche 17 mm, sempre con 200 mm al minuto, 90% di potenza. Non l'ho mai utilizzato al 100% perché è davvero potentissimo, ha una precisione altissima. Guardate questi semini di questo girasole e anche i numeretti di questo orologio minuscoli, la scritta qua al centro, ma ovviamente poi vi lascerò tutti i link, codici di sconto eccetera se riesco a recuperarli. Ma adesso cambiamo inquadratura, vi faccio vedere tutto quello che si può fare con questo incisore. Inizieremo con il box, così vi faccio vedere pure questo accessorio, ma viene dato in dotazione anche, se volete, il rotary, ci sono diversi accessori, pure il piatto di stampa, quindi il nido d'ape e dell'Acmer. Adesso però cambiamo inquadratura e vi faccio vedere cosa è capace di fare e se vi piacciono queste incisioni, guardate tutto il video e se voi già le fate, commentate, fatemi sapere come le fate voi e quale tecnica utilizzate. Adesso iniziamo. Tagliamo del multistrato di pioppo da 4 mm realizzando un semplicissimo progettino però simpatico. Poi toglierò il box e vi farò vedere ovviamente l'incisore mentre lavora, ma almeno questo fumo risparmiamocelo. Prima di iniziare facciamo una panoramica velocissima dell'incisore laser all'interno del box e questa volta, anziché utilizzare l'aspirazione che troviamo già inclusa nel box, utilizzerò l'aspirazione in questo modo anomalo perché non ho spazio sulla destra, non riesco a mettere il tubo collegato al sistema di aspirazione, quindi utilizziamo l'aspiratore che già possiedo. Riusciremo pure a vedere dall'interno grazie a questa plastica trasparente, quindi iniziamo, diamo il via a questo simpatico progettino. Facciamo prima il frame e devo anche accendere l'incisore. Come vedete non è un progetto piccolissimo, ma grazie alla velocità di questo incisore riusciremo addirittura a fare tagli a 800 mm al minuto, se riesco a mettere a fuoco, ok, 800 mm al minuto, riempimento 5000 con 60% di potenza e poi delle linee 10000 che mi servono solo come riferimento. Quindi diamo il via, ovviamente la prima cosa che farà sarà il riempimento. Si muoverà velocemente, ma comunque richiederà il suo tempo, quindi facciamo un paio di inquadrature anche in questo modo. Poi farò qualche inquadratura spezzettata in modo da farvi vedere meglio il tutto. Allora, quasi finito di fare questo disegno, quindi collego l'Erastis per forza premendo il jack all'interno della sua sede perché sta iniziando a fare le linee. Guardate come sta andando veloce, davvero velocissimo, sta già tagliando ragazzi, 800 mm al minuto, è davvero velocissimo e come vedete sta tagliando, si vede il fumo che fuoriesce dalla parte bassa, però viene aspirato dall'aspiratore, va bene. Dopo questo ritaglio ne farà un altro, come vedete abbiamo già completato. Ok, adesso sto facendo un altro ritaglio, sempre alla stessa velocità, qua si vede meglio, si capisce perfettamente che il pezzo si è staccato. E per essere a 800 mm al minuto, ragazzi, anche se il pioppo non è betulla e sono solo 4 mm, però sta lavorando velocemente. Ok, mancano gli ultimi centimetri, finito, come avete visto il lavoro eseguito in pochissimo tempo. Il bello degli incisori laser potenti è proprio questo, in questo modo riusciamo a tagliare velocemente.
E visti quindi questi tagli, mentre i pezzi sono fuori che stanno asciugando perché li ho dipinti, adesso facciamo qualche altra prova. Facciamo una prova su 1 cm, multistrato di betulla. Facciamo questa prova, vediamo quanti passaggi ci vogliono e vediamo se riesci a tagliarlo, sempre con il Rassist. Allora, ho impostato 200 mm al minuto, 90% di potenza, 10 passaggi con il Rassist, come ho detto poco fa. Facciamo la prova per vedere quanti passaggi ci vogliono con questo pezzo da 10 mm. Allora, do il via, staccherò ovviamente quando il pezzo cadrà. Quindi, primo passaggio, non si vede in realtà benissimo. Ok, inquadriamo da qua dentro. Già, ragazzi, il primo passaggio si è staccato, quindi interrompiamo. Primo passaggio si è staccato, quindi a questo punto, siccome non si è visto, poi il vecchio Bacucco non ci crede, facciamo un'altra ripresa, facciamo di nuovo il frame. Ok, quindi zoomiamo, così dovreste riuscire a vedere un solo passaggio. Ragazzi, già sta tagliando con un solo passaggio 1 cm. Ok, pezzo staccato, va benissimo. Quindi interrompiamo 2 su 2. A questo punto io farei pure una prova andando più veloce, quindi mettiamolo a 300 mm al minuto. 300 mm al minuto, 90% di potenza. Facciamo tutte cose ben visibili perché è giusto che vediate tutto. Alziamo leggermente frame. Ok, via con 300 mm. Sembra quasi quasi di sì. Io quasi quasi lo stacco perché non è caduto, ma sì, mancava pochissimo, si è staccato appena l'ho toccato. Comunque, avete visto, 200 ce la va senza problemi, 300 è un po' troppo veloce, possibilmente con 250-280, sempre con 90% di potenza, riesce senza nessun problema e non ci sono nemmeno segni di carbonizzazione, quindi perfetto con 1 cm. E allora, adesso per tagliare questo pezzo da 17 mm proveniente da un bancale, voglio fare la ripresa direttamente da dentro al box, altrimenti non riuscite a rendervi conto. Comunque, 200 mm al minuto, 90% di potenza, 10 passaggi. Diamo l'ok. Mettiamo start. Ok, ha già iniziato e in questo modo spero si riesca a vedere. Quindi, primo passaggio, sembra che sia arrivato super giù a metà. Secondo passaggio, ci siamo quasi perché si intravede qualcosina, come vedete. Siamo al secondo passaggio, ragazzi, 200 mm al minuto, 90% di potenza. Penso che con il terzo passaggio dovrebbe riuscire a staccarlo. E sembra proprio di sì. Vediamo se il pezzo casca giù ed eventualmente lo interrompo. Quasi finito. Io dico che casca. Allora, non è cascato, ma io lo interrompo lo stesso perché a volte non cadono, semplicemente perché infatti rimangono appoggiati, ma come vedete è tutto tagliato, tutto. Usciamo dal box. Per via della forma del fascio del laser, a volte rimangono due passate, evidenti segni di carbonizzazione sulla parte bassa, soprattutto qua. Però, come vi ho detto, non sono incisori per fare questo tipo di lavoro. Faccio questa prova semplicemente per farvi vedere di cosa è capace. Comunque, per i primi 6-7 mm, forse anche 8, non ha carbonizzato.
poi invece ha iniziato. Però il pezzo lo ha tagliato senza problemi. Diamo un'occhiata anche al sito del venditore. Allora, c'è scritto 33 watt, in realtà dovrebbero essere addirittura 36, perché sono ben 6 diodi affiancati, cioè meglio sovrapposti uno all'altro, che con un sistema di specchi si sommano, qualcosa si perde tra specchi, lenti, eccetera, quindi diciamo 6x6 36, dovremmo avere 36 watt, ma tra 30 e 33, super giù. Abbiamo una scheda madre 32 bit che ci permette di andare molto molto velocemente, 30.000 mm al minuto per quanto riguarda gli spostamenti, abbiamo delle guide lineari, insomma tutto quello che vi ho fatto vedere, e il punto di incisione laser 0,08x0,1, quindi rettangolare, ma normale su questo tipo di incisori, sono praticamente tutti così. Si può utilizzare anche con il wifi, si può utilizzare ovviamente con light bar, abbiamo diversi sistemi di allarme e abbiamo anche la chiave. Quindi ormai gli incisori laser sono tutti evoluti e ci danno la possibilità di avere diversi tipi di sistemi di sicurezza. Come vedete qua addirittura parlano di 30 mm per il legno, 25 mm per quanto riguarda l'acrilico, 12 mm per il multistrato e 0,1 mm per quanto riguarda il metallo. Il sistema di air assist con il nozzle che soffia l'aria in modo coassiale a raggio laser, quindi ci permette di avere questi risultati così elevati. E allora guardiamo alcune delle cose che ho ottenuto e poi passiamo alle incisioni delle immagini. Allora, questa è la prima incisione che mi avete visto fare con il nome Simone, questi tre animaletti. Allora, la scarsa precisione del file è dovuta proprio al fatto che proviene, come vi dicevo, da una bozza, uno schizzo fatto con matita che ho scurito, aumentato il contrasto, eccetera, per avere proprio l'effetto nero. L'ho semplicemente tracciato con light bar, insomma, ho ottenuto questa immagine. Doveva essere fedele al disegno, così come era stato realizzato, doveva essere inciso. E quindi questo risultato è perfetto, perché rispetta perfettamente quello che avevamo. Ovviamente ho colorato i pezzi, e vi faccio vedere quindi lo scarto della lavorazione per rendervi conto di come è venuto. E allora guardate, questi sono i pezzi, quindi gli scarti, non ci sono assolutamente segni di carbonizzazione e di bruciatura. Il pezzo è venuto perfettamente, in alcuni punti addirittura è ancora bianco, quindi si è staccato perfettamente. Questo per quanto riguarda il taglio, come avete visto 800 mm al minuto, e la velocità anche di incisione 5000 mm al minuto, ma quello che sorprende è la velocità di taglio 800 mm al minuto. Queste invece sono delle piccole racchettine di padel, sono dei portachiavi che ho preparato, come vedete anche in questo caso, per vedere la precisione del taglio, la scritta chiara piccolissima è stata tagliata benissimo, così come questi piccoli cerchietti, insomma tutto tagliato benissimo. Qua abbiamo la scritta Andrea, anche in questo caso venuto benissimo. Ovviamente, non essendoci l'air assist, in questo caso non l'avevo attivato, ci sono alcuni segni di bruciature in alcuni punti, ma quello che mi piace di più, ragazzi, è questo effetto 3D. Guardate che bella questa incisione, ho utilizzato dei parametri che mi permettessero di scavare nel legno e di avere quindi un'incisione così profonda. Guardate, bellissima, a me piace davvero tantissimo. E anche la precisione della scritta qua in basso è molto molto precisa, perché abbiamo 0,08x0,1 mm. Guardate anche i numeretti, sono venuti benissimo. Questa in realtà sarebbe il file che ho utilizzato per l'orologio, e adesso ho voluto fare la prova per farvi vedere anche come viene questo effetto di profondità. Quindi incisione 3D che si può ottenere anche con delle fotografie per avere un rilievo. Quindi proviamo a fare un'incisione proprio in questo modo, cerchiamo di ottenere una foto a rilievo. Guardate, questa è un'incisione tridimensionale che per me è meravigliosa, cioè tutto quello che voi vedete di colore bianco è in rilievo, e ho lasciato questa cornicetta apposta per farvi capire quale sia la differenza di profondità. Dalla ripresa non ci si può rendere conto effettivamente dell'effetto meraviglioso che abbia questa incisione, però posso garantirvi che è un'incisione tridimensionale davvero bellissima. Ormai è da qualche anno che realizzo questo tipo di incisioni, ed è davvero bellissimo riuscire ad avere questo effetto sulle incisioni, per me è stupendo.
E ovviamente potete decidere voi quale tipo di tonalità, di profondità dare. Qua ho fatto tre prove con tre impostazioni differenti. Qua abbiamo più dettagli, più definito, ma è meno profondo. Questo è un po' troppo bruciato. Questa era una via di mezzo, ma si perdeva un pochettino di precisione sui dettagli. Quindi alla fine ho deciso di utilizzare questo. Se volete un video in cui spiego tutti i vari passaggi per ottenere questo tipo di incisioni tridimensionali, che peccato che non ci si possa rendere conto effettivamente di come siano, allora fatemelo sapere nei commenti, perché sono davvero bellissime. Guardate che bel risultato, sia per quanto riguarda i loghi, quindi con il nero pieno in questo modo, che per quanto riguarda le immagini, anche le fotografie. E adesso tiriamo le somme. Allora, guardiamo quello che abbiamo ottenuto. Quindi il pezzo da 17 mm, questa è racchettina incisa con altissima precisione, il logo Vespa, il girasole meraviglioso con questo effetto tridimensionale, il taglio anche del pezzo da 1 cm, che io comunque vi consiglio di non andare oltre 1 cm, e poi sul 4 mm un compensato di questo tipo di pioppolo taglia in un solo passaggio. E tra l'altro, insieme a questo laser trovate anche gli accessori per poterlo sollevare, quindi i piedini, sono 4 piedini più altri 4 per poterlo alzare nel caso in cui volete utilizzare il rotary. Metterò alcune inquadrature mentre faccio vedere il rotary per la laser, il modello P1 anziché il P2, in cui si vede praticamente lo stesso rotary. Anche la base è nido d'ape e ACMER, quindi mi ha consentito di eseguire tutti questi lavori senza problemi, ma come sempre nella parte posteriore possono rimanere dei piccoli segnetti, lasciano un po' di segni, è una cosa normale perché il nido d'ape ha questo difetto, nella parte posteriore si vede un poco di bruciatura. Ora però parliamo del nostro incisore. Allora, come sempre, come tutti gli incisori laser, pivot switch sia per l'asse X che per l'asse Y, il montaggio è semplicissimo, vengono date in dotazione queste specie di cacciavite, più di uno, con la parte finale per le viti a brugola, e qua come vedete in dotazione ne danno tantissimi. Si monta molto molto facilmente, scorre tutto su guide lineari, come vedete non abbiamo né ruote eccentriche né cavi in mezzo, se non questo ovviamente inevitabile, e questo che è il tubicino per l'air assist. Nella parte frontale, come vi dicevo poco fa quando era all'interno del box, abbiamo questo led che lampeggia nel caso in cui l'incisore vada in allarme, quindi qui, ecco. Quindi lampeggia, la chiave per poter accendere e spegnere, il tastino di accensione e questo, il tasto stop. Qua abbiamo pure questo selettore che ci permette di passare all'utilizzo dell'asse Y oppure del rotary, che va collegato in questa porta. Adesso guardiamo pure il modulo laser. Abbiamo da questa parte questo sistema per poter mettere a fuoco, si utilizza in questo modo, deve andare a appoggiare sul pezzo che dobbiamo incidere. Quando abbiamo regolato l'altezza, lo portiamo verso l'alto e rimane in questa posizione grazie ad un magnete. Qua invece abbiamo questa regolazione che ci permette di sollevare, ma possiamo regolare l'altezza e poi lo avvitiamo in questo modo. E nella parte frontale, come avete visto durante tutte le incisioni, abbiamo anche questa parte semitrasparente che in teoria dovrebbe riparare dai raggi dannosi del laser. E questa parte non si può rimuovere, quindi è una parte integrante di tutto il rivestimento del nostro modulo laser. Sulla parte superiore abbiamo la connessione e la griglia. Per quanto riguarda la connessione, c'è questo cavo particolare, e da questa parte troviamo l'etichetta con tutte le varie informazioni e quindi anche i watt, 30 watt di potenza luminosa. E allora ragazzi, quindi cosa dire? Avete visto questa bellissima realizzazione, a me piace tantissimo, ancora da incollare, e le incisioni in 3D. Vi sono piaciute? Che le realizzo ormai da almeno 3 o 4 anni, già avevo fatto un video di una foto con me, con in braccio mio figlio, ed era pure realizzata in 3D. Se vi piace questo tipo di incisione potrebbe essere argomento per un prossimo video. Però per quanto riguarda l'incisore laser, che avete visto, è velocissimo. 30 watt ci permettono di essere veloci, ci permettono di eseguire le nostre lavorazioni che di solito richiedono tanto tempo, con 800 mm al minuto, quindi molto velocemente, un solo passaggio, 4 mm. Però ragazzi, come incisore laser a me è piaciuto tantissimo, è riuscito a darmi dei risultati davvero interessanti. Se vi è piaciuto andate a guardare giù il link nel primo commento nella descrizione, se trovate il codice sconto ancora meglio, eventualmente acquistatelo. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi ricordo di cliccare qua giù sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritto e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!